Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è 24, siamo quasi arrivati alla data, ragazzi. Non mi sembra vero di esserci quasi riuscita. Ho saltato forse due o tre Vlogmas per motivi di forza maggiore, ma un video al giorno è uscito. Quindi sono abbastanza proud, devo dire. Detto ciò, come ogni mattina sono avanti al PC, sto finendo di esportare il Vlogmas di ieri, fare la copertina, eccetera, eccetera, e poi corro giù a cucinare. Perché devo fare un sacco di cose e voi mi assisterete, sarete i miei assistenti virtuali. Quindi finisco qui e andiamo subito giù a preparare. Non vedo l'ora. Inizia la preparazione cucina. Qui c'è la mia aiutante, mi hanno lasciato tutti da sola, sono tutti spariti, guarda caso. Comunque, la ricetta che ho visto è questa qui. Logicamente oggi, sapete, il 24 non si può mangiare carne. O almeno noi facciamo così tradizionalmente da sempre. Fatemi sapere invece voi come siete abituati. Quindi ho tolto i 50 grammi di speck, ma tutto il resto c'è. Quindi abbiamo spinaci, ho preso questi qua surgelati a cubetti perché non avevo tempo di lessarli con gli altri e poi è un casino. Non si capisce mai quanti sono gli spinaci perché ne metti una pentola tanta e poi diventano così. Poi abbiamo la ricotta. Le uova, potete scegliere o sfoglia o brise, io in questo caso ho preso la sfoglia, parmigiano, qui la teglia, poi beh, qui c'è scritto olio, sale, eccetera, eccetera, quindi adesso io mi leggo tutti i passaggi, ho già preriscaldato il fornino e tanto penso che bisognerà mischiare un po' tutto insieme e metterli nella sfoglia. Allora, nel frattempo ho lasciato gli spinaci a raffreddare per fare appunto quella ricotta spinaci e sto preparando come l'altra volta la quiche Lorel, che invece è per domani che appunto si può mangiare la carne. Quindi ho grattugiato la groviera, qui ci sono le uova con la panna e le spezie, pancetta l'ho fatta bollire un pochino per togliere il grasso e qui tocco aggiuntivo di questa volta cipollina. L'ho fatta saltare un po' col vino bianco, vediamo come viene questo esperimento. Quindi direi che siamo a buon punto. Questo sto aspettando che si raffreddi. E poi praticamente le torte rustiche sono andate e dovrò fare l'insalata russa e i due tiramisù. Le tartine invece le faremo più tardi perché altrimenti si ammuscia il pane, si ammuscia tutto. Insieme a mia sorella, che adesso è andata insieme a mia madre a sistemare casa di mia nonna perché non è proprio il top con le decorazioni. Allora, questa è la quiche pronta ad andare in forno. Non ci ho messo tutte le cipolle perché erano troppe. Ci sono messi alcuni filettini sopra. Poi appunto va il formaggio sotto, uova e panna. E poi la spolveratina di pancetta. Adesso devo rigirare il bordino e poi la metto subito in forno. Allora, devo dire che per essere la prima volta che lo faccio è semplicissimo, secondo me è anche abbastanza light alla fine e super carino, cioè mi piace un sacco. Questa volta ho girato il bordo e poi l'ho picchiettato un po' con la forchettina. Però adesso inforno anche questa. Quell'altra intanto si sta cuocendo, c'è un profumino che. Queste due si stanno cucinando e nel mentre per pranzino mi faccio un po' di riso, questo qui mi riso in bianco. Siamo giunti all'insalata russa, quindi stiamo pelando patate, carote e qui abbiamo l'assistente, finalmente c'è la Sempre sempre lei, che è venuta solo per leccare le cose dei io. Ah, è vero! dolci. Come l'altra volta, se lo ricorda. Quindi adesso, mentre tutto bolle, noi facciamo il tiramisù. Dobbiamo farne due tipi, uno al pan di stelle e uno classico. Proviamo questa variante. Yes. Ragazzi, Giorgia è lentissima a tagliare queste L'unica carote. cosa che so fare. A tagliare le carote. Qui stiamo impazzendo sempre di più. Tra l'altro, ho caricato il post che vi avevo detto ieri del trucco. È solo le 4 e 3, devo andare a pubblicare il vlogmas di oggi. Oh, aspettate, corro su, vado. Tu continua a tagliare le cose. Ah, le patate, ora ti faccio vedere come stai. Cioè, tu fai il tutorial e poi lei lo fa. Ragazzi, abbiamo quasi finito anche l'insalata russa. Sto mettendo l'ovetto sopra, un po' così. Però dai, devo dire che non è malissimo. È piccolino perché non siamo tanti. Questo è per domani, non per oggi. Perché oggi siamo una caterba, domani siamo un po' di meno. Qui riprendi il casino del tiramisù. Dopo ve lo faccio vedere. Ci siamo fatti anche due coppettine con quello che è avanzato. Ops. E adesso dobbiamo fare l'ultima preparazione, che è il tiramisù al, come si chiama, le pan di stelle. Sì.
E poi le tartine, però quelle tra un pochino penso, no? A parte che sono già le qualcosa. Quindi probabilmente dopo il tiramisù faremo le vabbè, tartine. Mezz'oretta di pausa e poi tartine. Allora, qui abbiamo fatto i tre tiramisù. Questo è quello normale, questo è con i pan di stelle, questo è con crema di pan di stelle, ma i savoiardi perché erano finiti i pan di stelle. Qui invece c'è l'insalata rossa. Siamo pronti per le tartine. Giorgia con i guanti perché non vuole toccare il Philadelphia. Io perché sennò mi puzzano di salmone. Quindi facciamo maionese, salmone e pezzetto di limone, Philadelphia e noci, caviale e patate di olive nere. E anche le tartine sono fatte. Queste qui sono quelle col salmone, noci Philadelphia. E ce ne sono altre sotto perché ho fatto, vedete, con la carta stagnola più strati. Adesso metto a posto, pulisco un pochino, soprattutto qua metto i piatti nella lavastoviglie, che è già piena, porca miseria. E poi è abbastanza tardi, stasera sarò tutta per voi più o meno, perché poi questi momenti è bello passarli anche con la famiglia. Stasera andiamo, come avevo già detto qualche tempo fa, a casa di mia nonna materna. C'è anche mio nonno che non sta benissimo, quindi andiamo appunto lì per quello, perché lui non si può spostare. Poi noi siamo un sacco di nipoti, mia madre ha due sorelle, quindi in tutto sono tre sorelle femmine, potete immaginare quanti figli. Mia madre è quella che ne ha di meno. E le mie cugine più grandi hanno già dei figli. Non so se ve l'avevo mai detto, ma io ho tre cugini più grandi di me, di cui quello prima di me è recentemente diventato papà, dopo ci sono io in teoria. Credo che la mia tacchetta salterà quella dopo. A parte questo, appunto, siamo pieni di bimbi. Quindi tutto ciò per dirvi, mi sono persa in tutti questi discorsi di parentela, anche stasera siamo appunto a casa di mia nonna. Vi dico già che non aprirò nessun regalo, perché io quest'anno, come vi ho già detto, ho soltanto quel mega regalone, che è appunto stato il computer, che poi mi sono pagata per più della metà io, ma è comunque un regalo. Non è fondamentale. Un conto è quando si è bimbi, no? Che si ha la foga di sapere cosa si trova sotto l'albero. Poi ero abituata a scartarli quando mi alzavo il 24 mattina, soprattutto quelli che mi hanno regalato i miei genitori. Ed era fighissimo, me lo ricordo proprio bene la sensazione. Tipo, aprivi gli occhi e il tuo primo pensiero era andare a vedere i regali sotto l'albero. Pazzesco. Invece adesso non c'è più questa emozione, perché anche se comunque il regalo te lo scegli da solo e lo scarti, sai già che cos'è. Quindi, detto ciò, spero di riuscirmi a preparare, a dare una truccatina a qualcosa, perché in teoria volevo lavarmi i capelli ma non ho fatto in tempo. E poi appunto volevo fare un trucchettino, vi avevo detto che mi sarei truccata powerful, colorful quest'anno. Vediamo, adesso metto a posto e poi comincio subito appunto a prepararmi. Devo fare la doccia perché puzzo tipo di pesce, c'ho le mani che sono salmone. Mi stavo quasi scordando di aprire il calendario, la nostra ultima casellina. Quindi apriamola, anche se sarà sempre un ombrettino. Ho aperto direttamente l'ombretto, perfetto. Ed è questo bellissimo color tipo vinaccio, sangue coagulatissimo, e si chiama In Deep Trouble. Il mio outfit anche di oggi è nero, ragazzi, siamo un po' in ritardo. Io mi sono fatta la doccia velocemente, il trucco in 25 minuti, ragazzi, record. Adesso lo faccio vedere, è pure decente. Ho messo i leggings questi qui di pelle, il mio stivaletto di Zara pazzesco, che metto solo quando guidano gli altri. Il trucco è questo qui, l'ho fatto con la Sultry di Anastasia Beverly Hills, che utilizzo praticamente quando non ho sbatti di fare altro. Ecco la tavolata, le mie tartine, la mia torta rustica. Ragazzi, di là c'è un casino, quindi non riesco a vloggare, non sono riuscita neanche a farvi vedere tutte le portate. Mi dispiace un sacco perché ci tenevo, però non riuscivo proprio. Lì c'è Giorgia che parla. Cioè, sentite che casino. Quindi niente, adesso ci sarebbe in teoria il mio tiramisù, che è qui. Non vi riprendo neanche nessuno dei miei parenti, ragazzi, perché non so, forse hanno bevuto un po' troppo. Ah, lì si vede mio nonno, vedete? Ora forse ci dice qualcosa. Quello è mio cugino. Beh, ve li riprendo da dietro così non se ne accorgono. Ciao, è il suo vlog. Vlog, i video. Sono carina. Ti vuoi vedere? Io la vita. Ma cos'è? Perché non c'era la carta? No,
quello è mio padre che si sente. Adesso arriva il tuo regalo. Arriva il tuo regalo. Non c'è, infatti. Ops. Togliti James Potter, togliti James, togliti. La sobrietà di mia nonna, ragazzi. Perché la palla è davanti? Perché tu vuoi che ti sono più grandi di lui. Wow, guarda quante cose. Vabbè, tutto lo voglio io. Che bello scherzare i regali. Di là, via. Non ci sono. Beviamo per divertirci. Sì, beviamo per divertirci. Coca-Cola. Inaspettatamente a Giorgio è arrivato un pacchettino con Don. A mio padre un pacchetto. Vai, facci la reaction in diretta. Grazie ragazzi, guardate, inaspettatamente c'è anche scritto là. Grazie, è vero, molto bello. Non ci posso credere. Cioè, ma ti rendi conto? Il cellulare. Oh, grazie. Mamma mia. Adesso di nuovo tocca a Giorgia. Aspetta che non metto a fuoco, che cos'è? Ah, sono quelli di Natale? Sì. E dentro c'è una frase, che c'è scritto? Sì, c'è scritto, tipo, non si conta cosa c'è sotto l'albero, ma che sta intorno. Oh, sweet! Non lo so. Grazie! Ragazzi, inaspettatamente un altro! Ragazzi, la serata è quasi giunta al termine, è luna, quindi è ufficialmente Natale! Auguri, ve lo faccio oggi, ve li farò domani. Sto letteralmente scoppiando perché questi giorni non ero abituata a mangiare cose diverse, comunque pesanti, quindi ho una pancia tipo da terzo mese, ma mi sento di quel gonfiore, sapete, che non riuscite a stare dritte. Io che volevo tornare a casa, montare questo vlogmas, mi sa che metto la sveglia domani alle 8. E almeno lo faccio domani, perché se non vado a dormire con questo mal di pancia è un casino. Neanche le tisane mi salvano. Ma in compenso la base è super flawless e ho utilizzato il mio fondo prefe del momento, che vedrete anche nell'ultimo video di quest'anno, che sarà i prodotti preferiti del 2018. Già vi do un'anticipazione. Detto ciò, io per oggi vi saluto. Ci vediamo, beh, sempre oggi in realtà. Fatemi sapere se avete già aperto qualcosa, ma sicuramente sì, perché questo verrà caricato il 25 alle 4, quindi avrete già aperto altri regali. Fatemi sapere qual è stato il migliore, se avete ricevuto qualcosa, se non avete ricevuto nulla. L'importante, ragazzi, è stare bene e mangiare tanto. Quindi datevi questa perla di saggezza, è il momento di staccare. Ciao, domani.